Ciao ragazzi, io sono Red, siamo qui oggi ritornati al Monopoly Software Shop finalmente con una top 10 di pistole. Sempre per estetica, ma saranno 10 pistole più belle tra le pistole stravaganti. Cosa significa? Abbiamo scelto delle pistole abbastanza particolari che normalmente non sono mainstream e andremo a parlare brevemente di tutto questo. Vi spiego le regole della top 10 dopo la sigla. Come sempre per queste top 10 vi ricordo che parlerò brevemente della pistola, non sono recensioni di ogni singola pistola, ma sono semplicemente dei commenti, delle particolarità della pistola e del perché abbiamo deciso di sceglierla da mettere appunto in questa top 10. Vi avverto già che c'è una pistola di cui avevamo parlato nella precedente top 10, vi dico anche che trovate tutti i link in descrizione se volete saperne di più. Bando alle ciance, partiamo! Partiamo con la posizione 10 di questa incredibile top 10, dove troviamo la Glock 18C VFC Umarex con ovviamente questo bellissimo caricatore aumentato da ben 50 incredibili colpi. Abbiamo deciso di mettere questa pistola nella top 10 in una posizione abbastanza bassa perché per quanto abbia questa features interessante del caricatore allungato, della canna alleggerita e del selettore di fuoco, perché potete andare a sparare anche a raffica, è sostanzialmente una pistola per i nostalgici, ovvero per quelli che si sono divertiti tantissimo su COD a utilizzarla e quindi era bello metterla all'interno di questa top 10. È una pistola, come già detto, Umarex VFC, quindi ottime prestazioni e unica roba che purtroppo non ha e avrei preferito avesse è la parte inferiore, quindi l'impugnatura della Gen 5, mentre questa è addirittura una Gen 3, che sappiamo tutti ha i suoi limiti. Paolo, limiti. Al nono posto di questa incredibile top 10 troviamo la Tula Tokarev 33, la TT-33 per così dire. Pistola dell'armata russa, al che c'è anche un bel... Insalata rossa. C'è anche un bellissimo CCCCCCCP da cui ci dissociamo. Pistola ovviamente utilizzata dall'armata rossa, quindi russa di un determinato periodo, poi abbandonata chissà come mai, forse perché è bella quanto un piede. È sostanzialmente una brutta copia della 1911, questo lo devo dire, mi dispiace per i fan russi, ma questa pistola è veramente brutta, sostanzialmente perché copia spudoratamente la 1911 per quanto riguarda il front. Anche il mio fuoco dovrebbe riuscire a copiare il fuoco di una videocamera normale, mentre la parte posteriore è questa cosa un po' strana. Ha sicuramente un fascino particolare, come detto le pistole brutte a me piacciono, soprattutto quando sono particolari, e questa lo è sicuramente. È una pistola abbastanza storica, come nella scorsa top 10 abbiamo pensato di includerla. Ha sicuramente un bello scatto, mi piace anche molto il cane che ha questa forma un po' a mezzo asterisco. Caricatore ovviamente green gas con anche un anellino per l'attacco rapido e poi dopo è sostanzialmente questa, quindi interessante sicuramente, io non la comprerei mai. In ottava posizione ritroviamo un grandissimo compagno di avventure che avevamo già trovato appunto nella scorsa top 10, ovvero la Berettina, ovvero la Beretta 84, è sostanzialmente la Beretta però formato Mignon, sempre green gas, sempre con i nostri caricatorini della Beretta però un pochino più piccoli, è sostanzialmente la sorpresa che trovate nell'uovo di Pasqua, se prendete l'uovo di Pasqua dalla Beretta Industries. Ha tutte le features della Beretta normale ma in una pratica versione da borsa. In settima posizione invece chi troveremo mai se non un'altra pistola Mignon? In questo caso, visto che la top 10 la decido io, ci ho messo questa bellissima glocchina super piccolina, super carina. Guardate quanto è cute, la vorrei adottare. Questa è una Glock 42, sempre VFC Umarex, adoriamo questo genere di prodotti e questa è veramente super fantastica perché è veramente molto piccola, potete vedere proprio quanto è Mignon. La cosa figa è che funziona, spara e soprattutto la potete infilare ovunque. Spara anche molto bene, ha un caricatore che è bellissimo perché è un nano, questa davvero la potreste trovare dentro l'ovetto Kinder. Tutti i loghi originali sempre ovviamente perché VFC, la adoro sinceramente perché sono un grandissimo, enorme, gigantesco fan di Glock e questo è proprio il modello perfetto da aggiungere alla mia collezione, la metto giù prima di comprarla.
Come ormai avrete capito, prima di rivelarvi cosa c'è in settima posizione, questa top 10 non ha pistole che sono effettivamente di un'estetica incredibile, ma preme sostanzialmente pistole particolari e interessanti. Ecco perché in sesta posizione abbiamo la VE Galaxy, questa stupenda pistola. C'è una macchina che ha parcheggiato lì e il sole mi rimbalza direttamente in faccia, motivo per cui io non vedo un fatto e voi vedete metà della mia faccia come se fossi la donna diamante di X-Men. Bene, sperando che riposizionandoci così io riesca a capire cosa sta succedendo, come ho detto, la VE Galaxy. Sì! Stupenda pistola, sicuramente per estetica a me piace, perché è la pistola, come ho detto, mi piace molto. Come features vi lascio la schedina del video qua sopra, perché lì è tutto un altro paio di maniche. Questa è veramente carina, molto bella, se devo essere sincero, soprattutto quando andiamo a svitare la coprifilettatura per il silenziatore, poi ci andiamo a sbattere un bel silenziatorone incazzato e questa diventa effettivamente la grande pistola da killer. Presente in tantissimi videogiochi e in altrettanti film, troviamo, come per altre pistole, la canna alleggerita, perché pesa un quintale, e questo grillettino con la sicura rossa che è particolarmente carino. Funziona sempre a green gas, caricatore nuovo creato, fatto su misura per questa pistola, molto molto carino, e sostanzialmente tutto quello che volete e potete desiderare se volete una pistola d'assassino che fa comunque casino come le altre. Quinta posizione troviamo ovviamente una pistola che Red adora, o perlomeno un genere di pistole che Red adora, ovvero il revolver Ozzo. Io questi qui, ragazzi, come sapete, li adoro, adoro il revolverone, e se non fosse completamente impratico per giocare lo utilizzerei sempre e comunque. Questo è ovviamente da 6 pollici, cromato scuro, quindi non è grigio ma è bello brunito. Guardate quanto cacchio è bello, lo toccate e ci rimangono le ditate, purtroppo, però tanto quando ci giocate non ve ne frega un azzo. Ovviamente ha i bossoli dentro, quindi trovate i bossolotti che poi dovete andare a reinserire all'interno della canna, del tamburo, della canna. I bossoli li inserite nella canna. Adesso ci metterò 15 anni perché volevo farvelo vedere. Un'altra cosa figa che potete fare quando è piena. Stupenda, bellissima, funziona CO2, ciocca come l'inferno, ma soprattutto verrà utilizzata quando arriveremo a 20k, perché la comprerò, ho deciso che a 20k comprerò questa pistola, quindi prima ci arriviamo meglio vi conviene, perché non la comprerò e basta per me, ma la comprerò e la useremo per fare la roulette russa. Mi dissocio, quindi spolliciate questo video e aiutateci ad arrivare a 20.000 iscritti il prima possibile. Questa è quella di Rick Grimes, The Walking Dead. Ci stiamo avvicinando al podio, ma prima di arrivarci nell'effettivo, continuo ad avere sto fascio di luce in faccia, adesso vado a sfondargli il parabrezza, troviamo una 1911 un po' particolare, ovvero questa bella bestia. Ve l'avevo citata anche nel video dove sfidiamo Resident Evil, se non l'avete ancora visto andate a vederlo, vi lascio la schedina qua sopra. Questa è molto particolare per due motivi: questo grip che ha qui, che permette di scarrellare in maniera più semplice, queste fantastiche stelline sul grilletto e ovviamente, come avete sicuramente notato, il prolungamento della canna che è formato da questo bellissimo strozzatore, che poi più che uno strozzatore è appunto un rompifiamma. Molto molto carina, ragazzi, ha quello stile bello arrabbiato, sembra una pistola uscita da Helsing da quanto è lunga. È una rivisitazione della solita 1911 a cui siamo abituati sostanzialmente, con delle features particolari, ma rimane abbastanza fedele all'originale, quindi è abbastanza old school. È uno stile di 1911 che io apprezzo tanto e quindi era opportuno metterla in quarta posizione. Adesso però passiamo al podio. Al terzo posto, quindi sul podio, troviamo la VE GeForce 19, che non ha messo a fuoco manco per il cazzo, ovvero questa fantastica Glock, tutta ovviamente customizzata da voi. Si spiega da sola com'è che è arrivata così alta in classifica dalla sua estetica, ovviamente. Troviamo prima di tutto un ricevitore dei caricatori ampliato con questa bellissima gonnellina argentea che fa entrare il caricatore in maniera soave. Un grilletto con sicura rossa, proprio come la VE Galaxy, solo che questa è più bella, non è che ci vuole molto. Tutta la parte dell'impugnatura è stata lavorata in modo tale da avere questo bellissimo effetto di terriccio. Guardate che bellissimo, vi si blocca in mano, che piacere. Poi ovviamente troviamo il carrello, che non solo è stato alleggerito con questa scritta wet, perché quando la prendete in mano vi bagnate, scusa UVE, il carrello con queste bellissime lavorature e il grip per tirarlo indietro in maniera più semplice, e ovviamente tutto perfettamente dorato, e nel retro del carrello troviamo ovviamente il teschio di Flint. Il capitano Flint in carne ed ossa. Beh,
Direi però che ossa, che carne. Spero che qualcuno si ricordi il pianeta del tesoro. È veramente fantastica, attacchi di mira tra l'altro in fibra ottica, stupende a mio parere. E questa è la Glock che prendete quando volete essere tamarri al 100%. Al secondo posto troviamo una pistola che ha un legame emotivo con Man War gigantesco. È la pistola che tutti ricordano perché veniva utilizzata in MW3, uno dei primi COD che io ho giocato. Sì, ero tardivo da questo punto di vista. Stiamo parlando della 5.7, questa bellezza qui. Molti di voi diranno, è un cesso, mi fa raga, ma vi assicuro che una volta che vi siete affezionati e abituati a questo stile molto particolare, ve ne innamorate a tutti gli effetti. Questa pistola si chiama 5.7 perché spara un calibro 5.7x28, quindi sostanzialmente spara un colpo da mitraglietta, che è infatti lo stesso calibro del calibro, che è lo stesso calibro che viene utilizzato sul P90 e altre mitragliette. Infatti il caricatore, come potete vedere, è una bistecca. Piccola nota, viene utilizzato il 5.7 anche su alcuni fucili d'assalto e carabine, quindi questa pistola è un treno a sparare, ma mai quanto quella che c'è in prima posizione. Visto che mi piace mantenere le tradizioni e abituarvi a trovare determinate cose su questo canale continuativamente nel tempo, ho deciso che anche a questo giro io farò un contest. Come funzionerà il contest? Beh, come nella scorsa top 10, ovvero adesso io vi chiederò di scrivere nei commenti chi di voi è in live. Solamente chi è in live adesso, chi sta guardando la premiere adesso può farlo, ragazzi. Dovete scrivere quindi, quando ve lo dirò, il tipo di pistola che pensate sia arrivato in top 10, quindi al primo posto di questa top 10. Vi darò tre opzioni e voi dovrete scegliere quale di queste pistole potrebbe mai essere. Ovviamente il vincitore, o meglio i vincitori, che appunto saranno in live con me e l'avranno scritto, non tutti quelli che a distanza di mesi dopo vanno a scrivere ancora sotto quel video 1911 dicendo ah sono andato avanti nel video, adesso so qual è la pistola, verranno e vinceranno uno shoutout su Instagram, sia da parte mia sia dal negozio. Quindi scrivetelo, non vi costa niente, provate a tirare a indovinare il resto. Adesso vi do le tre opzioni. Le tre opzioni sono Glock 34, edizione Resident Evil, quindi customizzata Resident Evil. La seconda opzione è SS P1 di Novrich. E terza opzione è Desert Eagle Orient Express. Vi lascio 10 secondi da quando avevo cominciato a parlare per scriverlo in chat nei commenti. Senza fretta, tranquilli. Belle giornate, è un po' caldo forse. 3, 2, 1, il tempo è scaduto, grazie per aver partecipato a questo incredibile contest. La risposta era... la Desert Eagle di Deadpool, ragazzi, quindi l'Orient Express ovviamente, ma customizzata di Deadpool. Quindi se avete risposto Desert Eagle Orient Express, avete vinto uno shoutout da parte mia e del negozio. Scriveteci in privato, in DM su Instagram, in modo tale che si possa avere una foto appunto delle vostre attrezzature e il resto che noi poi posteremo sui nostri Instagram nelle stories. Perché abbiamo messo in prima posizione la Desert Eagle di Deadpool? Perché la Desert Eagle di Deadpool, sostanzialmente. Abbiamo fatto anche la recensione, se volete vedere come spara questa pistola. È un treno nel vero senso della parola, cioè un Orient Express praticamente, perché è gigantesca, però allo stesso tempo è comoda, non è troppo impacciata come potrebbe essere un revolver con una canna da 6 pollici, funziona maledettamente bene e soprattutto customizzata così con tutte le scrittine si commenta da sola. Tra l'altro c'è da poco arrivata la fondina rigida per questa, quindi quando avevo detto che trovare una fondina in cui questa entri, soprattutto se volete una fondina veloce, era abbastanza difficile, è arrivata, quindi la butto lì insomma. Bellissima, stupenda, ma soprattutto incredibilmente curata nei dettagli. Bene ragazzi, la top 10 sostanzialmente finisce qui, spero che vi siate divertiti a guardarla, io mi sono divertito tantissimo a farla, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al contest, ci rivediamo su Instagram in modo tale che vi possa dare lo spazio che meritate, se avete indovinato ovviamente. Qui da Red è effettivamente tutto, vi ricordo che trovate in descrizione tutti i link dei prodotti di cui ho parlato e soprattutto trovate il link del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare queste recensioni che a voi piacciono tanto. In descrizione trovate anche i nostri Instagram, se mio del negozio, veniteci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuto, soprattutto a settembre cominceremo a fare dei post belli croccanti e non vi dico altro. Qui da Red è effettivamente tutto, se non che se la maglietta che indosso vi piace la trovate linkata in descrizione, è quella ovviamente dei Navy Seals. Finito col marchettone, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry.
provato a sperimentare, Gesù mi ha punito, è il corso di riabilitazione per DA della chiesa. Ho provato a sperimentare, Gesù mi ha punito.